ricordavate, stavamo cercando attraverso i telai l'ape regina. Quella bianca, e quindi così inizia la nostra puntata numero 3. Allora, salve, rieccoci. Ora si continua la visita di questa cassa. Allora, qui sono tutte api, tutto miele. Tutte api, tutto miele. Un telaio così, 4-5 kg di miele. Però ancora non siamo venuti a contatto con la nostra regina bianca. No. Ora vediamo un'altra cosa però. Allora, finora abbiamo visto il miele tutto chiuso, tappato. E vi ho detto che è miele pronto, maturo, per essere conservato 1-2 anni. Qui vedete invece del miele che non è ancora tappato. Questo miele, quando loro decidano che è pronto, che pronto si intende a livello di umidità, tapperanno anche questo. Capita anche di non vedere la regina? Capita che si sia nascosta, si sia ritirata nelle sue stanze. Nascosta, hai detto bene nascosta, perché la regina non gli piace la luce. Non gli piace la luce e si va sempre a nascondere. La regina vive la sua vita dentro al buio, perché la luce non gli piace. Questa è tutta covata. Vedete che qui intorno c'è tutto il miele, che sono le loro scorte che mangeranno durante l'inverno. E questa invece è la covata, tutte api che nasceranno. Quante api si moltiplicano? Come quantitativo da un anno all'altro? Si rinnova continuamente. Tenete conto che l'ape operaia campa 35-40 giorni, sicché è un continuo ricambio, con delle pause solamente a agosto e a dicembre. Vedete come sono buone e tranquille, Pace santa. Capita di dover invece chiudere e andare via. Capita giornate che si viene in apiario e dopo 10 minuti si va via, perché è impossibile lavorare. Ecco la regina. Attenzione. Eccola, abbiamo individuata. Questa è la regina, vedete che è nettamente più grande delle altre. Sì, e che ha il puntino bianco. Meraviglioso, abbiamo trovato la regina. Lei ha proprio una formazione diversa anche. Completamente diversa. È l'unica che ha le ovaie sviluppate e l'addome pieno di sperma per potersi fecondare le uova. La regina si fa fecondare una volta nella sua vita. Quando ha una settimana di vita esce, si fa fecondare, torna dentro e per 1, 2, 3, 4 anni rimane dentro. La regina quanto vive? La regina fino a 4 anni. Il puntino bianco come gli viene applicato? Il puntino bianco con un pennarello indelebile. Pennarello indelebile, io uso l'uniposca perché è a base di acqua. E come riesce a fermarla, a beccarla? Con le dita, semplicemente con le dita. Ora è un'operazione che i principianti hanno paura a farla. Però diciamo che va agguantata per la testa. Per la testa è molto robusta, mai per l'addome. Non è obbligatorio marcarla. Marcarla ci serve per sapere di che anno è la regina. Quanto è vecchia, quanto non è vecchia. Questa qui bianca di che anno è? Mi sembra dell'altro anno, i colori non me li ricorderò mai. Però insomma, diciamo che è una regina che appena un anno. Sempre giovane, via. Riguardo i colori della regina, c'è una tabella a livello mondiale, ogni anno c'è un colore. Finora non abbiamo visto i maschi. I maschi, ovvero fuchi, di questa stagione sono rari, semplicemente perché i maschi vengono allevati alla primavera. I maschi servono per fecondare le regine. Di primavera servono e se le allevano. Quindi queste che abbiamo visto fino adesso sono tutte femmine? Per ora sono tutte femmine. Ora, se abbiamo la fortuna di vedere un maschio, ma non credo. Allora, il maschio è decisamente più grosso dell'operaia. Se ce ne fosse uno si vedrebbe subito all'istante, però come previsto non ce n'è nemmeno uno. Questo, ripeto, pensando al lavoro di un piccolissimo apicoltore che le viene in mente di allevare le api o in aperta campagna o in un giardino urbano, questo è l'ABC del lavoro che deve fare. Qui c'è miele, questo è tutto miele come abbiamo visto finora. Qui però riprendi questo giallo, ecco questo giallo che ho liberato, questo è polline
e di conoscere il polline, anche questo è essenziale per l'apicoltore, perché il polline è il nutrimento delle larve delle api. L'ape adulta mangia il miele, che è alla pari del pane nostro. E l'ape, quando si deve formare, che quando è ancora una larva, mangia una pappa fatta di polline e di miele. E il polline sono proteine vegetali.